Buongiorno, buonasera a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi sono qui per portarvi la seconda deck profile su questo canale. La prima è uscita mesi fa e vedeva protagonisti i Fedeli della Luce. Quest'oggi andrò a mostrarvi il mio deck, quello che utilizzo nelle competizioni a cui partecipo. Personalmente credo sia uno dei migliori deck qualità-prezzo, perché ormai le carte di questo archetipo non costano più molto. Molti di voi lo conosceranno perché è stato top tier qualche tempo fa. Questo mazzo ha lasciato i gradini più alti dei tornei dopo che il vero re di tutte le calamità è stato bannato, ma non ho mai smesso di giocarlo. Nell'ultimo National è stato presente solo un Virtual World nella top 64, ma non mi sono meravigliato, siccome c'erano Despia, Spadanima, Punk, Mirabrezza e tutti questi mazzi nuovi. Prima di iniziare vi chiedo di mettere un mi piace, commentare e iscrivervi al canale se questo video vi sarà utile. Trovate la lista del deck sotto in descrizione o alla fine del video con i prezzi delle carte. Detto questo, iniziamo con la lista. Il reparto Virtual World è costante nella maggior parte del deck profile di questo archetipo. Quindi, 3 Lulu. Lei è il mostro migliore con cui iniziare. Ogni mostro, tranne Nyan Nyan, ha un effetto la cui prima parte consiste nel scegliere come bersaglio dalla mano una carta mondo virtuale scoperta sul terreno e mandare dal deck al cimitero una carta di un tipo diverso. Quindi se scegliamo come bersaglio un mostro, potremmo mandare una magia o una trappola e potremmo evocare specialmente il mostro. Lulu, inoltre, dopo aver fatto questo, ci aggiunge una carta del terzo tipo in mano. Quindi se scegliamo come bersaglio una trappola e mandiamo una magia dal deck al cimitero, aggiungeremo un mostro dal deck alla mano. Ricordate bene che per annullare l'effetto dei mostri in mondo virtuale, l'avversario dovrà annullarlo tutto e non solo la seconda parte. Quindi, se con Lulu mandiamo la prima carta dal deck al cimitero, potremo aggiungere la seconda carta in mano senza interruzioni. Dopo Lulu, 3 Gigi. Oltre al primo effetto comune, se abbiamo evocato specialmente Gigi in questo modo, potremo aggiungere alla mano un mostro mondo virtuale alla fine del turno. 3 Lili. Dopo averla evocata tramite l'effetto, con lei possiamo mandare una carta del terzo tipo dal deck al cimitero. 3 Lao Lao. Lui dopo Lulu credo sia il più utile. Infatti, dopo aver mandato la prima carta dal deck al cimitero, potremo evocare specialmente dal cimitero un altro mostro mondo virtuale in posizione di difesa e con gli effetti annullati. Attenzione però, dovremo evocare un mostro con nome diverso da quello che abbiamo eventualmente mandato dal primo effetto. Dopo Lao Lao, 2 Nyan Nyan. Come ho detto prima, lui non ha l'effetto uguale agli altri. Nyan Nyan, infatti, quando evochiamo normalmente o specialmente uno o più mostri di livello 3, possiamo rievocarlo dal cimitero, diventerà Tuner, e la prossima volta che lascerà il terreno verrà bandito. Inoltre, quando viene bandito, possiamo rimescolare una delle altre carte bandite nel deck. Questi erano i mostri mondo virtuale, ora passiamo alle magie. 3 Quinglong. Carta magia continua che, bandendo una carta mondo virtuale dal cimitero, ci permette di annullare gli effetti di un mostro scoperto sul terreno, fino alla fine del turno, anche se questa carta lascia il terreno. L'effetto più utile però è il secondo, infatti se bandita dal cimitero ci permette di aggiungere alla mano un mostro mondo virtuale dal deck e di mandare una carta dalla mano al cimitero. 3 Kowloon, carta spettacolare da avere in mano per iniziare la combo, infatti con Lulu e questa in mano avete la possibilità di mettere in campo la board completa. L'effetto infatti ci permette di mettere una carta cancello mondo virtuale scoperta sul terreno, la maggior parte delle volte sarà molto utile posizionare scoperta la trappola così da mandare Quinglong dal deck al cimitero e attivare il suo effetto. Inoltre ha un altro effetto che non mi è capitato molte volte di risolvere. Infatti, dopo aver posizionato la carta magia o trappola scoperta sul terreno, in base al numero di cancelli mondo virtuale che controlliamo, si attiveranno i seguenti effetti in ordine. Se ne abbiamo due, i mostri mondo virtuale guadagnano 200 di attacco fino alla fine del turno. Se ne abbiamo tre, possiamo mandare le prime tre carte dal deck al cimitero. E se ne abbiamo 4, possiamo evocare specialmente fino a 4 mostri in mondo virtuale con nomi diversi dall'extra deck. Mi è capitato solo un paio di volte di attivare l'ultimo effetto, ma diciamo che quello che ci serve è mettere scoperta la trappola, ovvero Chuchi, che gioca in due copie. Chuchi ci permette di distruggere una carta sul terreno, rimescolando due carte mondo virtuale bandite con nomi diversi nel deck. Il secondo effetto invece ci permette di bandirla dal cimitero e di aumentare o diminuire di 3 il livello o rango di un mostro mondo virtuale che controlliamo. L'ultima carta mondo virtuale è Xuan Hu, che gioca in singola copia. Durante la battle phase, se controlliamo un altro cancello mondo virtuale, possiamo cambiare di posizione un mostro scoperto sul terreno. Questo effetto non è molto utile, ma è il secondo che ci interessa. Infatti, se viene bandita dal cimitero, ci permette di evocare un mostro mondo virtuale dal cimitero con effetti annullati e mandare una carta dalla mano al cimitero. Questo era il reparto Virtual World, ora passiamo ad altre carte. Gioco 3 teletrasporti d'emergenza. Siccome Lulu e Nyan Nyan sono di tipo psichico,
Alcuni di voi lo sapranno già, ma se questa carta è l'ultima in mano e viene concatenata a Swan Q, non dovremmo scartare nessuna carta per l'effetto della trappola, siccome non avremo più in mano. Questa cosa potrebbe tornarvi molto utile. Dopo abbiamo due giare dei desideri, molto utili per far girare il mazzo. Alcuni giocano anche le prosperity, ma penso che l'extra deck sia troppo importante per questo mazzo. Passando al reparto Entrap, gioco 3 Ash Blossom, l'entrap più generale al momento. 2 Artefatto Lancea, 3 Gamma e il pilota, 2 Impermanence e un richiamato dalla tomba. E questo era il main deck, composto da 40 carte. Preferisco tenerla a 40, siccome Bricca ha molto già così, e non voglio aggiungere altre carte meno utili. Passiamo ora all'extra deck. Per il reparto sincro utilizzo i soliti di livello 6, ovvero Guerriero Carica Polvere di Stelle, Drago Corallo e Juju. Lui è molto sottovalutato, ma penso sia molto utile. Infatti lui non può essere distrutto né in battaglia né dagli effetti delle carte se abbiamo due mostri con lo stesso tipo attributo ma con nomi diversi nel cimitero. Inoltre, se bandiamo due mostri con lo stesso tipo e attributo ma con nomi diversi dal cimitero, possiamo mandare una carta dal terreno al cimitero. Mandare e non distruggere. Poi abbiamo il reparto Ultimaia Zolkin e Drago Sincro alla Cristallo. Lui è fortissimo, mi piace un casino ed è molto facile da evocare con questo mazzo. Come Synchro 9 utilizzo Mech Drago Vermiglio e Shen Shen. Prossimamente pubblicherò anche un video sulle combo principali di questo deck e lui sarà molto utile in certi casi. Shen Shen invece è mostruoso, distrugge moltissimi deck. Infatti con lui sul terreno tutte le carte che lasciano il terreno vengono bandite. In più, una volta per turno, quando attacchiamo con un mostro, possiamo far tornare un mostro bandito nel cimitero. Poi, eccetto nel turno in cui è stato mandato al cimitero, possiamo bandire due mostri con tipo e attributo diversi dal cimitero e rievocarlo. Dopodiché uso Geomatemech Finale Sigma, che è immune agli effetti delle carte e infligge danno doppio in battaglia, e insieme a Utopia Beyond o TK. Poi utilizzo il reparto Fango Drago Caliga, anche se non so se sostituirlo con Dragoon. Comunque con lui e Drago Sincro da Cristallo sul terreno l'avversario non può attivare effetti di mostri. L'unica cosa è che con un semplice Regeki ci butta via tutto. Per questo infatti, passando agli Xyz, uso Uccello Totem, che ci para da una magia trappola. Ricordatevi solo che lui può essere evocato solo con mostri vento, quindi Nyan Nyan, Lulu oppure anche Lao Lao abbassato di livello con Ciuci. Come rango 6 uso l'Oltre l'Utopia per ridurre a zero l'attacco dei mostri nemici, e Fanfan. Anche lui è molto forte con alcuni mazzi come Eldritch, siccome una volta per turno, staccando due materiali, possiamo bandire una carta dal terreno e una dal cimitero. Poi, se viene distrutta in battaglia o dall'effetto di una carta dall'avversario, possiamo evocare due mostri in mondo virtuale con stesso tipo attributo dal deck. Come ultime carte uso Drago Gaia, da mettere sopra uno dei ranghi 6, per poi fare Zeus da 4, così da attivare il suo effetto due volte. E questo era l'extra deck. Passando poi a side, in generale uso 3 Dark Ruler, carta fortissima per andare secondi, poi uno spolverino e 2 turbini gemelli, per i mazzi che usano magie o trappole. Preferisco turbini a ciclone, per chi se lo chiedesse. Un Retribute, 2 essenze antimagia, soprattutto per i Despia, 3 barriere dimensionali, sempre per Despia e anche Spadanima. Come ultime 3, Beatrice, Mondo Zombie e Banshee. Per contrastare Migra Brezza, che gioca con i Bestelata, Ignister con i Seiverso e Olghino con i Dinosauri. Vorrei cambiare Red Reboot con Collezionista di Segnalini per dar fastidio a Spadanima, ma mi deve ancora arrivare. Bene ragazzi, questa era la deck profile del mio Virtual World, spero vi sia piaciuta. Per ogni consiglio scrivetemi nei commenti e nel caso avessi trovato qualcosa scrivetemelo sempre qua sotto. Prossimamente uscirà anche un video sulle combo di questo mazzo, quindi non perdetevelo. Detto questo, lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto, commentate con quello che volete vedere nei prossimi, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi nessuna novità. E da Sinodo è tutto, ciao!